Ebbene, siamo arrivati all'ultimo giorno di viaggio. Penultimo, l'ultimo è Sì, domani. vabbè, l'ultima giornata inizia la sera prima dell'ultimo giorno, perché non sono riuscito a mettere la serata, stiamo uscendo col Vespa Club. Perché lui ha un fuso orario tutto suo. Lei fa la figa, intanto io devo stare 4 ore per editare il video. Se arrivo a mezzanotte, poi finisco alle 4. Comunque, inizia stasera la serata, tutto domani, dalla mattina alla notte e tutto dopodomani, domenica mattina, quando finalmente il suo Vespa Club se la Se la prende e porterà se la via. porterà via. Comunque, Attentissimo, non piangere, aspetta. no, iniziamo questo video per ringraziare tutti. Io ringrazio tutti i Vespa Club fino alla Spagna, Noi dove ringraziamo. sì, Ah, ok, io scusa. Sì. inizio a ringraziare tutti i Vespa Club d'Italia, Svizzera, Germania, tutta la Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo e la Francia. Mi avete trattato benissimo, davvero benissimo. E poi insieme con Giusy vogliamo ringraziare Vespa Club Spagna, Portogallo, aiutami. sì, tutti quelli del Tutti quelli che Portogallo. E abbiamo incontrato durante il percorso. poi Sardegna. Sardegna, Cagliari, che ci ha Sì. fatto sentire veramente a casa. E quelli in Sicilia. Davvero ci avete trattato stra bene. Questo viaggio è diventato particolare e meraviglioso anche grazie a voi. Altrimenti sarebbe stato un viaggio quasi noioso arrivare in un punto, ma ci avete mostrato, giù si è assaggiato un sacco di cose tipiche. Sì, Sì, parecchio, ho assaggiato parecchio. parecchie cose Abbiamo tipiche. preso qualche chilo, però Torniamo a casa un po' più. sì, un po' con tantissimi ricordi, davvero tantissimi ricordi. Il viaggio è stato Tante emozioni. meraviglioso. Noi vi abbiamo fatto vedere sempre la parte più simpatica, però non si può nascondere che ci sono state anche dei piccoli attriti tra di noi, come capita di solito quando si viaggia tanti giorni, è una cosa normalissima. Però Però siamo ancora qui. siamo ancora qui, quindi quando uno viaggia può succedere di tutto, sai, ma alla fine siamo arrivati all'ultimo giorno sani e salvi e cominciamo questa serata con il Vespa Club che ci porterà in giro. Non so se tu vuoi Io ringraziare volevo qualcosa. ringraziare e anche volevo fare un ringraziamento a tutte le persone che non conosco e che quasi tutte le mattine, forse tutte le mattine, mi arrivavano dei messaggi di incoraggiamento, complimenti, vai avanti, grandiosa, stai facendo una cosa pazzesca. Persone che in realtà io neanche conosco, mi contattano su Messenger e mi mandano un messaggio e le ringrazio veramente di cuore perché mi hanno dato lo stimolo e la forza per concludere questa avventura. È vero, è vero, è vero, è verissimo. Anche noi lo diciamo sempre: non siamo eroi, non siamo Non miti. facciamo niente di Non facciamo, prendiamo straordinario. una Vespa che è affidabilissima e ci porta lì. Può essere complicato solo a pensarlo, però non siamo nessun mito come ci trattate voi. Però questi messaggi ovviamente ci fanno un piacere gigantesco. Almeno io da parte mia posso dire che ci sono stati dei momenti che il video non volevo caricarlo la sera perché ero stanco, e lei può anche e dirlo, ero proprio stanco, non ce la facevo e sapevo che aspettavate i video e lo mettevo anche a mezzanotte, all'una alcune volte. Tutti i commenti bellissimi che sono arrivati sotto i video di YouTube, sotto Facebook, davvero Ci avete meravigliosi. fatto fare tante No, risate. davvero, tantissimi commenti, non voglio nominare una persona o due, ma perché sono siete tanti, tutti i Vespa Club esteri, davvero fenomenali, fenomenali. E ringrazio comunque questa signorina a fianco a me che mi ha fatto gioire un po' di più e fatto godere un po' più il viaggio in modo differente. Io non sono abituato a viaggiare con una persona, quindi il viaggio con lei, come dicevo, ci sono state piccole cose, ma perché due persone non si conoscono fondamentalmente. Però ringrazio perché il viaggio è stato differente, è stato meraviglioso. Io ringrazio Andrea perché per il secondo anno, già l'anno scorso, mi ha dato fiducia per un tratto un po' più breve di strada. Però grazie a lui ho preso la Vespa l'anno scorso e ho fatto i primi 500 km. E quest'anno mi ha incoraggiata a seguirlo in questa avventura. 6.000 km sono tanti, lo ringrazio veramente di cuore. 6.000 km davvero sono tanti, soprattutto per una ragazza, non si conoscono molte storie di ragazze che prendono e partono, soprattutto con una Vespa, se c'è qualcuno forse qualche moto grande conosco, però davvero con una Vespa Sottolineo del ragazza, 70, degli anni, 4, sì, degli anni 74. 70, vi sfido a trovare un'altra persona così. Comunque, noi iniziamo il viaggio, questo video io so che durerà, non so quanto lavoro ci sarà per me domenica, sottotitoli con tutte queste parole. Comunque, noi iniziamo il viaggio e vi ringraziamo ancora di cuore. Sento un po' gli occhi puntati a te.
Vediamo Giuseppina all'opera con l'accensione della Vespa. L'ultimo giorno inizia così. E quindi dovevamo voglio festeggiare già da stasera. Giovanni, ora un prosecco. Andiamo adesso, c'è cioè una bella bottiglia di prosecco fresca. La festa inizia già da stasera. Fino alle 11:30, mezzanotte possiamo bere tranquillamente. A posto, domani si parte tardi. Ultimo giorno di viaggio, signorina Crodino. Ho capito? Crodino. Invece volete far arrivare alla cena, sì o no? Ma domani ce l'hai i crodini, tua madre, in fresco? No. Io ceno solo il crodino, eh. No. Signora Fucile, il crodino, in fresco, mi raccomando. Giova, ultimo giorno crodino. Ma ultimo giorno di viaggio. No, no, beh, ogni tanto vado a sosca. Ah, boh, la cena, ma c'è birra. La birra ci sta, no? Sì. No, vabbè. Partiamo piano piano. Oscuro questo bicchiere, dai. Crodino! Però non è tanto come Crodino. Il Crodino. Sì, non è che l'hanno allungato veramente. L'hanno allungato. Dio, ho annunciato a Genova. Continua a registrare all'infinito. Stavo aspettando per non parlare e spegnere okay. Perché non funziona il bottone. Ok, ci siamo. Salute. Salute. Ragazzi, ci sono venuti a trovare. A voi. Giova, grazie mille comunque. Già te lo dico adesso prima che cominci a bere. Prima che cominci a bere vino. Perché non si rende più conto. Prima che cominci a bere vino. No, grazie comunque. Oh. Ha scritto per me Andrea Tenente. Sì, tolto, da manca a metà. Posso, scusa? Non si porta mai le mascherine, guardate come sta entrando. Puoi ricordarci dove siamo, Gio? Siamo ad Acconia, Vespa Club Acconia. Sottolineiamo che siamo ad Acconia in questo video. Questo è il video che ho visto di tutta la serie perché è l'ultimo. Sicuro. Acconia di Coringa, provincia di Catanzaro. A quattro passi dalla Mezza. Molto conosciuta come per il platano. E per le fragole. No. E le fragole, sì. Allora dovresti essere qua a maggio. Veniamo, torneremo, e intanto che ci abbiamo da fare? Allora alziamo il calice e andiamo in pista. Voglio fare un brindisi con tutti gli amici a Giusi la Vespista. Bravo! Salute! Vabbè. Allora, giustamente i ringraziamenti per la serata, come tante altre serate, giornate, vespistiche, eccetera, vanno prima di tutto ai nostri soci, i nostri grandi ospiti, Andrea e Giuseppina. Amici, quindi, amici. Amici, ospiti e, diciamo, fratelli vespistici, sì, dai. Vabbè, quindi salute. Salute, ragazzi. Buon viaggio. Benvenuti al nostro paese e io voglio fare questo brindisi. Andrea e Calabrese. Giusy sta provando per la prima volta la vera
Duia, proprio quella piccante. Adesso vedremo fra qualche secondo la sua reazione. Sei viva, vai, sei viva, possiamo passare, vai. Piccante? Charlie ha fatto 20 brindisi in 5 minuti. Cosa ridi? È tipo frittole, ti svegli la mattina, esci, c'è il mercato. Siamo in mezzo al... Naturalmente che è tutto tranquillo, ti svegli. Siamo in mezzo al mercato. Siamo andati a fare colazione perché ci aspetta. Vediamo un video per stasera, dai. Il mercato più silenzioso del mondo. Semplicemente perché non c'è nessuno. Solo le 9 ci sono sicuramente più di 30 gradi. Ultima colazione del viaggio. Cappuccino, caffè. No, domani è l'ultima colazione. Del viaggio, adesso. Non ci fai mangiare domani a casa tua? No. Del viaggio ufficiale. Perché domani poi dopo parte si fa colazione tutti insieme. Ma il viaggio sarà già finito perché non farò un metro con la Vespa. Ah, grazie, tutti che ci accompagnano, l'accompagno a prendere l'autostrada, l'accompagno a me, non farò un metro con la Vespa. Dopo 1,9 km ci siamo già fermati. La giornata di oggi sarà così, fermarci. Stasera esce un video sul canale YouTube. No, domani, quindi se volete vi riprendo. Ogni giorno, a dire la verità, è uscito un video di tutto il viaggio. Quindi stasera, domani uscirà uno proprio grande dalla serata di ieri, tutto oggi e domani mattina quando tutti quanti se ne vanno da Calapezzate. Vito. Andrea. Grazie mille. Di niente. Sentiamo presto. Sì. Poi vedrai il video magari se... Sì, sì, domani sera esce, poi tanto ciao. Ciao. Che hai comprato? No, che non ne vogliamo queste cose, no, che non ci sposiamo. Non sono per te, neanche per lei. Ultimo rifornimento del viaggio, almeno per me, perché mancano 100... Ma sempre a singolare. No, perché tu... Perché no. Il viaggio lui hanno finito tutti. No, perché io faccio 200 km con un pieno e ci mancano 180. Lei ce ne fa 300, quindi lei sicuramente non dovrò farne. Ultima pazzia. Fucile ha avuto un'idea grandiosa. Guardate che idea che abbiamo avuto. Siamo a 4 passi dalla Mantea, dove ci aspettano per pranzo. E non volevamo privarci di questo mare. No. Quindi ci butteremo vestiti e ritorneremo subito insieme alle Vespe. Caspita come brucia e come ritorno. Aspetta, come lo delle scarpe. Va bene, anche con le scarpe, certo. Anche in Calabria.
ora possiamo andare a mangiare. Sì. Una bella grigliata di pesce. Bollente. Nello stesso momento che stiamo percorrendo noi la strada per andare a Calopezzati, il Vespa Club Cavalli Tirreni sta facendo la stessa cosa, 300 km circa, e il Vespa Club Lizzano 200, quindi sono sulle strade. Grande! Buongiorno Andrea, buongiorno! Buongiornissimo caro amico! Il grande, i grandi siete voi, non noi! Come va? Veneto? Lei Giuseppina l'avrei vista ormai, sì. Nel... Ciao. Lui è il presidente del Vespa Club a Mantea. Siamo arrivati alla Mantea, ce l'hanno lasciato solo Saletti per qualche minuto e noi brindiamo la nostra salute a questo viaggio meraviglioso. È zero! Coca-Cola zero, birra zero. Salute. Ecco, prima di incontrare i nostri Vespa Club, questo è l'ultimo Vespa Club che incontriamo nel viaggio. Ne abbiamo incontrati decine e decine. Vespa Club a Mantea che ci accoglie così. Così. Salute e grazie ragazzi. Grazie davvero dell'accoglienza. Evviva i viaggiatori. Sempre, sempre. Signor Sandro. Sarei nel video domani. Domani alle 8 esce il video. Stasera non esce perché siamo stra impegnati. C'è un sacco di gente che ci aspetta, quindi saremo molto impegnati. Però domani alle 8 di sera aspetta che esce il video su YouTube. Ti vedrai, vedrai stamattina, stasera e domani. Andrea, grazie mille. Grazie mille. Guardate cosa ha preparato. Una porzione. Ce la dobbiamo pure dividere, capito? Ma io non so. Mi è convenuto portarla, secondo te mi è convenuto portare questa ragazza? Ero da solo. Mi è convenuto secondo te? Sì. La ragazza ha detto sì, che è convenuto portarti. Giulia, diglielo. L'anno prossimo ce la siamo io e te. Non ce lo portiamo a lui. Cosa ci hai portato, Anto? Scusami. Puoi mostrare per favore cosa ci ha portato il presidente Vespa Club a Mantea? Un bellissimo scaldacollo del Vespa Club a Mantea a cui non c'è la tua Vespa presente. Ma questo è il più bel scaldacollo che ho visto. Non c'è la tua Vespa, però c'è la Rally, la regina. Ah, la mia non ce l'avete messa, no? No. Tutto sto viaggio mi seguite, nemmeno la mia ce l'avete messa. Ci dispiace. No? Perché ormai non avrei... E poi questa bellissima maglietta. Sì. Presidente. Grande! Guarda che c'è pure lì. Ma questa è nuova, io non c'ho qua, io c'ho l'altra. Bellissima questa, che sta oggi allora? Bella. Vai. E per concludere l'accoglienza del Vespa Club. Chi ce la fa a mangiare sto gelato adesso giù? No. Vediamo. Comincia a salire, ultima montagna, chiamavano così, del viaggio. Bisogna passare dalla Mar Tirreno al Mar Ionio. You as a glitter on a clear sunny day, so magical that I just can't look away. They bring me laughter in a just only you way, and as they look at me they just see me say, the glitter like the stars on the bay.
when you smoke, I just don't know what to say. The night it shimmers out on the swing we sway, and there's a shiver I just can't help but say. Trovati! Sono? No. Al mare sono! No, 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 no. Raga! Andi! Buonasera! Buona! Caldo? Sì! Siamo arrivati! Siamo arrivati! Per la prima... per il primo incontro! Gli ultimi 40 km di viaggio per me! Dov'è il mio 600... club? Dov'è il club Cava dei Tirreni? Dov'è il mio ex club? L'ex club Cava dei Tirreni dov'è? Che sono arrivati a mezzogiorno e sono ancora in acqua. L'anno prossimo tessera col Vespa Club Lizzano, che è puntuale. Sicuro. Andiamo a vedere un po' di qua chi c'è. Allo frisco, vi siete messi? Allo frisco, Andrea. I ritardatari. Ma Cava dei Tirreni non è di là, come mai vengono di là? Che caspita ne so! Come mai? Suonano! Come mai? Suonano! Suonano! Ma guarda te! Stai perdendo pezzi! Hello. Mica! Dov'è la fascia di Sorrento? Ah, vedi, è tricolore! Che spettacolo! Vabbè, il ritardo è ripagato, vai, vi perdoniamo! Arriverà l'antincendio! Come state? Tutto bene? Tutto bene? Grazie. Come va? Come va? Come stai? Oh, reclamage! Sì, no, no, la via. Me l'ha fatta io, no. Con le unghie. Sì, no, no, la vengo già. Attacca l'adesivo Vespa Club Rossano, va. Vai, Matti, attacca. Scegli il posto. Questo è il mio club. Questo è il club di Giuseppina. Thank you.
l'accoglienza calabra. Mettiamole tutte così, così facciamo una bella foto. Guardate quante vespe! Ciao! Zia, mettila qui, zica, facciamo una foto a tutte quante. Grande Andrea! Grande, come sta? Oh. E pensate che io vi aspettavo bravo! Non che l'hai visto! Ah. Aspetta che mentre mi vespe tutti in fila! Ho perso chili, guarda. Sì. Don Nico, com'è? Benvenuto, benvenuto. Benvenuti a tutti. Grazie. Benvenuti. Che bello, grazie. Dalla campagna, dalla Puglia sono venuti. Che lontani siamo noi. È attivo. Sì, sì. Bello, bello. Il paese del paese. Noi la nostra visita a Fatima l'abbiamo fatta. Lo so, siamo stati a Fatima. A Santiago de Compostela e Fatima ci siamo stati. Ciao. Sono arrivato in campagna, guardate quanta gente che c'è. Come si chiama il gattino? Guardate quanta gente, raga, grazie. Grazie mille. Buon trovato, Agnò! E anche la Pina, eh! Grazie, grazie! Che sembra Andrea! Passato di moda! Complimenti a tutti e due! Grazie, sì, più a lei, anzi! Andrea Pina! Più a lei! Guardate cosa hanno portato! Vai, vedi, vedi. Ma pure le pipe, c'è un congelatore pieno di pipe! Le consumiamo! Bello! C'è un congelatore pieno! Guarda cosa c'è lì! Beh, tornato a casa, là ma non c'è esplosivo. Ti puoi andare a casa tua. Ti puoi andare a casa tua. Mi ha scritto mia cugina. Si mangia bene? Grazie. Salute Andrea. Salute. Poi raduni alle uscite domenicali 3 persone, a mangiare 50. State mangiando e bevendo? Sì! Grazie! Andrea,
Farò raffreddare bene. Campana. Buonvenuto, Agno. Oh, grazie, grazie. Andrea, benvenuto pure a te, Andrea. Bentornato. Grazie, Andrea. Tutto. Ricca di tutto, con gli amici. La faccio senza rima, brindisi a tutti, ad Andrea e a Giuseppina. Non so se si vede bene, guardate cosa hanno fatto. I biscotti a forma di Vespa. Brava. Uno per uno deve farti questo. Ma sembra colorato. Sì. Musica? Vai. Mettiamo tarantella. Sì. Guardate i dolci che hanno fatto. No, grazie. Comba, grazie di tutto. È sempre un piacere. Ancora non si piace da casa di grazie di tutto. Sempre un piacere. Concludiamo la serata con Amari. Guardate quando ce ne ha messo sul tavolo. Buongiorno da Capopezzati, che è il mio paese. Oggi è il giorno della partenza, tutti se ne vanno. Il viaggio è ufficialmente finito ieri, ma oggi finisce il video. Purtroppo questa signorina qui mi lascia è contenta. Prova. È finita. Guardiamo, guardiamo se domani mi chiamerà Andrea, mi manchi. Non lo so, chi non uscirà un video su questo, quindi non lo saprete mai. Certo. Vi faccio vedere la vista di Capopezzati. Andiamo a prendere i ragazzi che stanno dormendo in campagna. Questa è la vista del mio paese. Guardate che bello. Fiocco. Ieri abbiamo mangiato qui sopra, in campagna. Adesso quattro sono rimasti lì, i ragazzi di Cavalli Tirreni. Li andiamo a prendere e mangiamo a casa mia, che è questa. Stiamo andando a prendere i giovani in campagna. Senza casco. Senza maglietta. Casco non l'ha lanciato. Guardate su che cosa stiamo. Siamo sul 52. Oggi la squagliamo. La buttiamo. Sto già con la telecamera a mano. No, ho detto adesso li peschiamo che dormono. Cosa ci fate imboscati al buio? Come state? Buongiorno ragazzi. Allora, questi 3 km è stata la prova che il 50 originale funzionerà. La salita che abbiamo fatto ieri, quella dura, hai visto? Aspetta. Hai visto? La salita dura che abbiamo fatto ieri, l'abbiamo fatta in due adesso. Con la seconda e all'ultimo ho dovuto mettere la prima. Hai visto com'era ripida? Siamo partiti 3/4 d'ora fa, eh. Fa 3 km. Che devi dire?
alla sinistra. Qui, è qui come siamo, andiamo. Allora, le chiavi ce l'ho io, qui possiamo chiudere, intanto. Giù, sì, eccolo dov'è. Ciao, buongiorno. Ciao. Guarda chi c'è, chi è? Ciao. Qui, qui è proprio tranquillissimo. Oggi vieni al mare pomeriggio. Andiamo. Forse sì. Ciao. Sì, prendiamo il lusso, già ci sediamo, prima di che... Buongiorno, com'è? Sto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Avete dormito bene? Bene? Adesso l'ho raccolto stamattina alle sedie. Lo vedi cosa volevi? L'ho raccolto stamattina, sono andato a prendere, l'ho raccolto a posto, non pensi che... Volevo il ciao, bella! Ah, sì? Sì. Ma non era come tu in Spagna. Ciao, Alessandro. Ciao. Dopo il video lo chiuderai tu. Capito come fai? Sì. Dobbiamo solo ringraziarlo per l'ospitalità, per la disponibilità. Della bellissima grazie. Cosa che avete fatto. Raga, vi siete fatti 200-300 km per venire, raga, non è che è uno scherzo, volevate pagare per dormire. Avete fatto 300 km e 300 a ritornare. Forse manca qualche tazzina. Allora, ultima cosa che faccio, che mi ero dimenticato, mi peso. Vi ricordate quando pesavo il primo giorno? E ora vi faccio vedere quando peso l'ultimo giorno. ...85. Quindi ho perso un po'. Allora, come ultima cosa... metto il litro di benzina che mi ha aiutato tantissimo in questo viaggio. Lo metto qui dentro, così questo lo svuoto. È stato un grande aiuto, soprattutto mentale. E poi ho tolto tutte le bandiere, quindi il viaggio è davvero finito. Queste sono le ultime parole del video. Tutte le bandiere del viaggio, un sacco di ricordi, tutte le bandiere firmate. Guardate, Andorra, Irlanda, Galles, Inghilterra, Portogallo, Germania, Scozia, Lussemburgo, Nord Irlanda, Spagna, Svizzera, Belgio, quella della Gran Bretagna e quella della Francia, quella dell'Italia e dentro. Vi ringrazio moltissimo, è stato il viaggio più bello che avevo mai fatto in vita mia, davvero bello, bello, bello. È stato particolare dopo che è arrivata Giuseppina, perché è la prima volta che lo faccio in vita mia, quindi davvero grazie a tutti. Mi sono venute qui persone da lontanissimo, quindi non ho parole per ringraziarvi. Io continuerò a fare video nei prossimi giorni con tutti i regali che avete fatto, pulirò la Vespa e vi farò vedere altre cose. Quindi rimanete sempre in contatto, perché io i video ogni 2-3 giorni ne farò sempre, sempre con sottotitoli, e non vi preoccupate. Il video finisce qui, l'ultima volta che lo dico. Se vi è piaciuto mettete mi piace, 85esimo e ultimo giorno di viaggio. Commentate e condividete il video. Ragazzi, ciao.